Il mercato degli smartphone è piuttosto volubile e tutte le principali novità si sono susseguite nell'ultimo decennio. Ci sono stati produttori che hanno creduto sin dall'inizio, hanno seguito Google in questa avventura, hanno avuto più o meno fortuna, altri sono arrivati invece successivamente. Ma Google è sempre stata lì a segnare quella che era la strada maestra con i suoi device Nexus. Vediamoli tutti in questa storia. HTC fu la prima a credere in Google nel suo sistema operativo mobile basato su Linux e per questo cominciò subito una collaborazione. Dopo il 2005 le attenzioni erano tutte per un prototipo, si chiamava Sooner, però furono presi tutti di sorpresa perché nel 2007 arrivò il primo iPhone e quindi Sooner fu accantonato e si cominciò a sviluppare subito in fretta e furia il Dream. Era ufficialmente il primo smartphone Android della storia e debuttò nel 2008 quando T-Mobile lo rilasciò negli States sotto il nome di G1. Seguirono poi vendite nel Regno Unito a novembre 2008 e in altri mercati europei agli inizi del 2009. HTC era quindi in prima linea in questa avventura e teoricamente in vantaggio anche sugli altri. Vantava sul mercato un Dream con display capacitivo da 3,2 pollici a scorrimento, tastiera QWERTY al di sotto e SoC Qualcomm da 528 MHz, 192 MB di RAM e 256 MB di storage interno. Nacque con la primissima versione di Android, ma venne successivamente aggiornato fino alla versione 1.6 Donut. Una delle principali chiavi del successo di Android è sempre stata la possibilità di personalizzazione e quasi tutti i produttori l'hanno sempre sfruttata a pieno, ma l'interfaccia stock ha sempre avuto il suo fascino e di conseguenza anche Nexus. Così nel 2010 Google e HTC collaborano ancora e rilasciano sul mercato il Nexus One, il primo di una lunghissima serie. Venne presentato già con Android 2.1 Eclair e subito aggiornato alla 2.2 Froyo, ma si spinse ufficialmente fino a Gingerbread 2.3. Punto conclusivo visti i limiti computazionali della GPU Adreno 200 che affiancava la CPU Qualcomm Scorpio da 1 GHz. RAM e storage erano di 512 MB, la fotocamera era una 5 megapixel e il display da 3,7 pollici aveva una risoluzione di 800x480, ma non lasciava più spazio ad alcuna tastiera fisica. E purtroppo non mancò qualche grana con la ricezione delle reti 3G. Per i due progetti successivi, Google si rivolse a Samsung, astro nascente nel panorama Android. Il Nexus S venne svelato a dicembre nel 2010 in coincidenza con il lancio di Android 2.3 Gingerbread. Anche in questo caso si amplia il display, un 4 pollici super clear LCD da 800x480 pixel e CPU single core Exynos 3110 da 1 GHz a ben 45 nanometri. Finalmente più spazio di archiviazione con 16 GB e sempre 512 MB di RAM. È stato il primo Android a supportare il chip NFC, pensate che per averlo su iPhone Apple ha atteso il 6. E fu anche il primo smartphone certificato dalla NASA per volare su uno shuttle ed essere usato all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. E credo che qualche smartphone odierno avrebbe qualche piccolo problema a ricevere la stessa certificazione. Ad un anno dal debutto, Google presentò Android 4.0 Ice Cream Sandwich e avviò gli aggiornamenti automatici, ma fu costretta a interromperli a causa di performance non convincenti sul fronte dell'autonomia. Terminò poi la sua corsa con 4.1 Jelly Bean. Con la terza generazione arriva il Galaxy Nexus, sviluppato ovviamente in collaborazione con Samsung, e si sbarca nell'era dell'alta definizione, quindi un display HD da 4,65 pollici, un Super AMOLED HD, supporto all'MKL, uscita video 1080p tramite HDMI. Arriva anche il supporto OTG e con il nuovo Android 4.0 Ice Cream Sandwich arrivano anche i tasti di navigazione a schermo. Il Galaxy Nexus è uno dei primi a supportare il Google Wallet. CPU dual core a 1,2 GHz, raddoppia la RAM a 1 GB e storage a scelta tra 16 e 32 GB. Vennero distribuite diverse versioni, alcune con supporto alle reti LTE, altre alle sole HSPA, diverse varianti anche per la batteria removibile. Il Galaxy Nexus ricevette per primo Android 4.1 Jelly Bean nel luglio del 2012, ma seguirono a stretto giro la 4.2 e poi la 4.3 Jelly Bean. E così nel 2012 anche LG entra nelle grazie di Google e realizza il Nexus 4, un parente strettissimo dell'Optimus G con CPU Quad Core Snapdragon S4 Pro. Supporta la ricarica wireless QI e capacità di acquisire immagini a 360 gradi tramite Photosphere e la sua fotocamera da 8 megapixel. Display HD da 4,7 pollici, 2 GB di RAM e batteria non removibile da 2100 mAh. Il vero limite di questo Nexus 4 fu la mancanza del supporto al 4G LTE. Debuttò con Android 4.2 Jelly Bean e da quel momento si potranno aggiungere widget anche nel lock screen. Arrivano così i quick setting e la gestione multiutente.
si aggiornerà ulteriormente alla 4.3, alla 4.4 fino alla Lollipop 5.1. Non abbiamo purtroppo molti dati sui volumi di vendita dei Nexus, la collaborazione tra Google e produttori ha sempre reso un po' complicata la questione, ma non ci sono molti dubbi che il Nexus 5 realizzato sempre da LG sia stato uno dei più azzeccati e fortunati. Svelato a fine ottobre 2013, questa nuova generazione ha debuttato con Android 4.4 KitKat, supportava le reti LTE e sotto la scocca aveva un potente SoC Snapdragon 800 con CPU quad-core. Le dimensioni crescono, il display si avvicina così ai 5 pollici, finalmente la risoluzione sale fino al Full HD e il design risulta uno dei fattori chiave, elegante, essenziale e senza particolari compromessi. A dare ulteriore risalto, un prezzo di lancio estremamente aggressivo di 349€ e successivamente venne ridotto ancora in più occasioni e fu da subito un vero best buy difficile da trovare. Con Nexus 5 fa la sua comparsa anche Google Now, esclusiva di questo dispositivo. Dopo gli aggiornamenti minori arrivò anche Android 5.0 Lollipop e poi si passò alla 5.1 per finire alla 6.0.1 Marshmallow. Non ci sarà infatti Nougat per via ufficiale. E al successo del precedente si contrappone il poco appeal di un Nexus 6 realizzato invece da Motorola, un tablet forse troppo grande e costoso per questa famiglia. Il display era infatti un 5.96 pollici Quad HD AMOLED, nessuno stravolgimento dal punto di vista hardware, con Snapdragon 805, 3 GB di RAM e una potente GPU Adreno 420. Ma i tempi dei Nexus popolari erano finiti e furono in tanti a storcere il naso per un device così grande. In Italia arrivò oltretutto a 649€ e lì ricominciò la caccia ai validissimi Nexus 5. Presentato con Android 5.0 Lollipop, era l'unico a supportare il Project Fi di Google, ricevette Android 6.0 Marshmallow circa un anno fa. Google lo ha poi tolto al mercato già nel 2015, anche se si trova ancora online, e Nougat è arrivato soltanto nelle scorse ore. Insomma, è stata un po' la pecora nera, ma Google lo scorso anno nel 2015 decide di raddoppiare l'offerta e presenta due nuovi dispositivi con altrettanti partner. Debuttano entrambi con Android 6.0 Marshmallow, il 5X e il piccolo, e sarà anche uno dei pochi Nexus a ricevere l'aggiornamento alla nuova versione 7.0 Nougat. È tuttora uno smartphone di successo che deve la sua gloria anche al prezzo contenuto, buona fotocamera, ottime performance grazie allo Snapdragon 808 Hexacore e il nuovo processore Sensor Hub. Il tallone di Achille è il display, non certo un pannello eccezionale, è una scelta forse criticabile a LG che di display se ne intende. E così anche Huawei entra all'interno di questa strettissima cerchia e realizza per Google il 6P, un parente strettissimo del Mate 8 con la quale condivide dimensioni e anche design. Un display WQHD AMOLED da 5.7 pollici e punto di forza sulla batteria con 3450 mAh, ma a bordo abbiamo lo sfortunato Snapdragon 810 nella versione 2.1. Particolare importante è la presenza della porta USB Type-C, come sul 5X sono infatti tra i primi a utilizzare il nuovo standard. Gloria anche per la fotocamera posteriore da 12 megapixel, è stata considerata per mesi una delle migliori dell'intero comparto smartphone. E con 5X e 6P si chiude definitivamente l'era dei Nexus. Google infatti nel 2016 cambia strada e presenta i Pixel, è successo pochi giorni fa, ancora non li abbiamo visti dal vivo quindi non possiamo commentarli fino in fondo. E forse soltanto in futuro sapremo il perché di questa discontinuità e Google sta infatti puntando alla fascia altissima. Qualcuno ha già prenotato un Pixel? Nel frattempo la caccia ai vecchi Nexus è partita e non sono affatto facili da trovare.